Attenzione, la natura delle immagini e l'uso di un linguaggio scurrile nel presente video potrebbero urtare la sensibilità di alcuni utenti. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consigliamo di guardare altri nostri video. Oh, noi vi abbiamo avvertito, poi fate un po' come vi pare. Quando si parla di South Park, non possiamo che non esimerci da una vena comica dissacrante, piena di humors a tinte nere e far emergere la parte più cinica della nostra personalità. In questo vortice ci siamo finiti anche noi di VG Video Game Generation, che con South Park Scontri Diretti abbiamo toccato con mano la follia dei ragazzini di South Park, la tranquilla località montana del Colorado. Dopo 3 anni dal buon primo capitolo, Ubisoft ci confeziona un sequel che conferma ciò che è stato fatto di buono precedentemente. Stavolta però, invece che vivere avventure parodistiche fantasy in stile Trono di Spade o Signore degli Anelli, faremo i conti con i supereroi, trovandoci così in mezzo a una vera e propria Civil War marveliana. Si sono create 2 fazioni, una capitanata da Eric Cartman, aka il Procione, dal nome Gli Amici del Procione, la seconda invece dal Professor Chaos, l'alter ego di Butterstock, che con i suoi poteri psichici radunerà gli Amici della Libertà per darci filo da torcere, fino alla fine. La causa dell'astio è la ricompensa che andrà a chi troverà il gattino scomparso Scrambles, ma fanculo la ricompensa. Il Procione non permetterà che gli Amici della Libertà abbiano esclusive di film e serie TV su Netflix. Scusate, mi sono fatto prendere un po' la mano. Dicevamo, in mezzo a questa guerra entreremo in gioco noi, il novellino scorreggione. Potremo decidere noi le sembianze che adotterà, dal sesso al colore di capelli, occhi e pelle. In base al colore della pelle che deciderete di assumere, il gioco cambierà di difficoltà. Più sarà scura e più troverete ostici, non tanto i nemici da battere, ma l'interazione con i personaggi della città. Quindi fare selfie e aumentare i followers di Procistagram sarà molto più complicato. È una cosa razzista? Certo, ma stiamo sempre parlando di South Park. Il gioco è un puro RPG con combattimenti a turni che si ramifica in missioni principali, secondarie, ricordatevi di andare a defecare in ogni bagno di South Park, e vari oggetti da recuperare per tutta la città. Ci ritroveremo così ad affrontare ragazzini delle medie, preti pedofili, prostitute e qualche strano scherzo della natura. Mettendo da parte il DNA dell'opera a cui fa riferimento, ci rimane in mano un ottimo gioco che non ha nulla da invidiare ai più blasonati RPG. Oltre che al nostro personaggio, in combattimento potremo governare altri nostri amici. Ognuno di esso ha un set specifico e originale di mosse, che combinate tra loro daranno vita a dei combattimenti devastanti e divertenti. Ritornando al nostro personaggio, come ogni supereroe che si rispetti, ha bisogno di 2 fondamentali cose, un potere e una tragedia. Per quanto riguarda il potere, potremo sceglierlo fra 3 classi, brutalista, in stile La Cosa dei Fantastici 4, velocista, come Flash, e infine Blaster, che richiama la torcia umana. Via via nell'avventura potremo raggiungere anche qualche altro potere. Per la tragedia ci penserà il Procione a inventarvela ad hoc. Non vi sveliamo nulla, ma sappiate che la sua storia è l'apice di un plot narrativo comico di alta qualità. Non mancherà anche un sistema di crafting. Il nostro mentore sarà niente poco di meno che Morgan Freeman, che dalla sua locanda di tacos ci insegnerà i trucchi per creare oggetti utili in combattimento. Dal punto di vista tecnico, South Park Scontri Diretti ha una natura del tutto simile alla serie TV. Sembra infatti di stare assistendo a una vera e propria puntata. L'audio è ben caratterizzato, facendo una fusione di musiche legate alla serie TV e a quelle epiche abituati a sentirle nei film di supereroi. E qui veniamo a una frattura tra chi preferisce il parlato in lingua originale e chi no. A dover di cronaca, dobbiamo precisare che i doppiatori italiani sono gli stessi degli episodi in TV e che tutto sommato hanno svolto un ottimo lavoro. Ovviamente, essendo un'opera che basa molto la comicità su giochi di parole, alcune battute adattate alla nostra lingua perde di qualità. Tirando le somme, South Park Scontri Diretti ha come principale obiettivo quello di intrattenere e divertire, facendo riflettere il giocatore su alcuni temi della società di oggi. Il mio tempo si conclude qua. Anto Cappello di Paglia vi saluta, il procio segnale è acceso, è ora di combattere il crimine. Alla prossima con VG Video Games Generation.